Forse il problema di misurare l'impatto sociale generato da un'azienda è sicuramente una sfida molto complessa. Una sfida molto complessa perché non si tratta di indicatori sintetici, quantitativi, bisogna andare sicuramente anche sul qualitativo e poi riuscire a fare sintesi. Quello che noi sosteniamo ogni volta che cerchiamo di andare a convincere che la creazione di impatto sociale significa creazione di valore condiviso e quindi creazione di benessere sociale, è che bisogna ripartire dalla ridefinizione del modello di business, ovvero che non è soltanto la tecnologia, non è soltanto il mercato, non è soltanto il design a produrre innovazione che porta alla rimodulazione completa di tutto il modello di business, ma esiste anche la società. La società nel senso il sociale, il bisogno sociale. Partendo dai bisogni sociali si possono creare nuovi prodotti, nuovi servizi, nuovi mercati. Creare valore in questo senso significa produrre impatto sociale. Come si misura questo? È molto difficile leggerlo da un bilancio, leggerlo da un conto economico soprattutto. Bisogna andare ad analizzare aspetti più complessi, più intrinsechi all'azienda. Quindi bisogna conoscerla, bisogna studiarla, bisogna capire qual è il suo legame con il territorio e aiutarla a crescere per approfondire tutti questi aspetti.